La gara era partita bene, un gol subito ad inizio partita, poi nel secondo tempo raddoppio e improvvisamente poi è uscito fuori il San Buceto. Cosa non ha funzionato nella ripresa? Ma credo che da un punto di vista psicologico il rigore ci abbia un po' tagliato le gambe. Dal nostro punto di vista il rigore non c'era, l'arbitro è stato molto molto generoso, una palla che usciva dall'area, secondo me il giocatore si è buttato. E quindi da quel momento è subentrata la paura nei miei ragazzi, nei nostri ragazzi, e non siamo più riusciti a imbastire una trama di gioco adeguata. Abbiamo pensato solo a difendere il risultato, purtroppo secondo me ha pesato molto l'aspetto psicologico. Il San Buceto è partito forse un po' a bassi ritmi, però poi nella ripresa il calcio di rigore ha cambiato il volto della partita, anche con i nuovi ingressi e quindi con il giocatore che ha segnato 3 gol, Centorame. Il San Buceto è riuscito a ribaltare il risultato. Sì, mi fa piacere per il ragazzo perché lo merita, si è allenato sempre bene, viene dalla promozione ma ha una forza vera. Può fare bene quest'anno. Faccio i complimenti pure all'Alba Adriatica. L'unica cosa, mi dispiace per l'espulsione del mister, noi lavoriamo insieme da tanto, sono 5 anni che non viene espulso. Bisogna comunque avere un dialogo pure con i direttori di gara, lui stava solo chiedendo di tutelarci, però comunque devo dire abbiamo fatto una grande gara, all'inizio male ma eravamo contratti, impauriti dai 2 risultati negativi, ma nella ripresa comunque abbiamo dettato legge, diciamo. Nelle prime 2 giornate eravate a secco di gol, oggi avete recuperato. Ma no, ci sono stati degli errori sotto porta nell'ultimo passaggio, abbiamo creato occasioni da gol, purtroppo quando si ha 0 gol si pensa che non è un attacco prolifico, invece noi ci è mancata la zampata vincente, perché poteva cambiare anche qualcosa adesso, però adesso faremo secondo me un bel filotto.